Travelers e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi la seconda puntata di Recensioni Ignoranti. Per questa puntata abbiamo un ospite d'eccezione, ovvero lui. Allora, non è mio perché, come avete visto, praticamente questo qua è il mio nuovo telefono, nel senso che Marzia ha fatto l'upgrade da praticamente l'iPhone 6S, che è diventato mio ormai, a l'iPhone XS Max, ok, nella sua versione da 64 giga. L'abbiamo comprato quando siamo andate in vacanza a Napoli con un'offerta molto interessante della Vodafone, che però ci hanno spiegato che non fanno effettivamente per tutti i clienti, quindi non ve la consiglio, cioè nel senso non lo so, potete magari provare a informarvi se avete Vodafone, io nel mio caso Wind, quindi ciao. Allora, questa recensione non vuole essere una recensione tecnica, come vi avevo già detto appunto nell'altro video, ma è semplicemente un modo per dire la mia su un prodotto nuovo, in questo caso un marchio che già dice tanto del prodotto, perché comunque, come sapete, io sono molto affezionata alla Apple, ma non avevo mai effettivamente più di tanto valutato i nuovi telefoni, perché ero un po' rimasta indietro al 4S, quindi poi ero passata a Huawei trovandomi effettivamente molto bene. E la differenza però, posso dire la verità, è abissale su alcuni punti di riferimento, ovvero se per esempio non lo so, parliamo di iPhone, la prima cosa che mi viene in mente sicuramente è la velocità. Avendo provato personalmente questo telefono, vi posso dare alcuni consigli, alcune considerazioni se vale la pena comprarlo oppure no. Allora, il telefono comunque, come avete visto da trailer, è praticamente un telefono abbastanza grande, effettivamente abbastanza grosso, come potete vedere, cioè io ho le mani abbastanza piccole, però comunque, cioè, effettivamente fai un attimino di fatica ed è grande quanto l'8 Plus, quindi chi ha l'8 Plus sa benissimo che già è un telefono abbastanza grande. E la differenza con questo qui effettivamente è tanta, come potete vedere. Questo qui è il 6S come sistema operativo da quando comunque hanno fatto iOS 12, diciamo che c'è effettivamente un grande miglioramento nella velocità, quindi anche se avete un iPhone 6S o un 7, secondo me passare a questo telefono per una semplice, non lo so, voglia di avere un telefono nuovo non ha molto senso, perché anche questo qui è molto veloce. Se invece lo usate in termini professionali, allora ha un senso, perché comunque è un telefono molto veloce, riuscite a fare swipe up da una roba all'altra in modo super veloce, che effettivamente pesa tantissimo, è il più pesante in assoluto che sia stato fatto fino ad oggi, pesa circa 200 grammi, però è anche il più veloce di tutti, quindi se da un lato c'è questa scomodità della pesantezza, che poi voglio dire, magari quando vi mettete così che vi fate i selfie non ve ne accorgete, se vi mettete a letto magari a vedere un film perché effettivamente c'ha un discreto schermo, cioè è abbastanza grande da guardare Netflix come se lo, non lo so, se provate a guardarlo da un iPad piuttosto che quasi quasi da un MacBook Pro come questo qua. E diciamo che il chip l'ha reso veramente veramente veloce, quindi nel momento in cui volete un telefono molto veloce, super 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 competitivo, secondo me in questo momento è il migliore in piazza. Il display è un display OLED e il vetro è super protettivo, avete il doppio vetro dietro e un vetro effettivamente molto pesante anche davanti. C'era la possibilità di avere il dual SIM, ma in quella misura lì è stato proposto soltanto in Cina, perché hanno un'altra possibilità dell'alloggio della SIM elettronica, mentre da noi invece non c'è ancora. Però devo dire che se non lo usate a livello lavorativo, con magari la doppia SIM, mi viene in mente per il lavoro, secondo me anche lì non ha perso tanto nell'avere soltanto un alloggio. La prima cosa che vi colpisce sono sicuramente i colori saturi già dall'immagine che loro propongono, appunto, di questo meraviglioso mondo con questi colori bellissimi, come potete vedere.
Sicuramente comunque la retina liquida si vede, si nota. La differenza tra un telefono e l'altro io l'ho notata tantissimo a livello di grafica, come dire. Quindi per chi magari lo usa anche per quel motivo lì, secondo me è molto valido. In più ho provato alcune applicazioni che magari le uso per Instagram, tra cui Unfold oppure altre app, e si nota una grandissima differenza. Quindi vi dico, se lo usate per questo motivo, per il lavoro, comunque per sfizio personale, per avere immagini migliori, foto migliori, avere un Face ID super veloce rispetto magari a quelli che invece vi dava Android, secondo me questo qui è l'acquisto giusto. Allora, sicuramente le novità e le cose migliori le troviamo nell'ambito, diciamo, fotografia e nell'ambito audio. Nell'ambito fotografia, sicuramente il fatto di avere comunque reso, diciamo, migliore la parte ritrattistica. Quindi, per esempio, se voi provate a farvi un ritratto, avete delle funzioni super fighe e avete tutta la sfocatura alle vostre spalle, però è una funzione che già comunque aveva diciamo ideato Android, soltanto che io come vi avevo precedentemente detto ho avuto Huawei e posso dirvi che c'è anche una grande differenza tra la funzione ritratto che proponeva Huawei e la funzione ritratto che effettivamente propone iPhone. Quindi la funzione ritratto di iPhone, secondo me, in questo caso qui è migliorata. Poi il fatto di aver fatto l'XS o il 10S rispetto comunque all'X non c'è una grande miglioria, secondo me. Anche questa cosa qui della fotocamera comunque esterna che esce appunto dalla scocca, molte persone so che la vedono come una cosa negativa, anche per esempio per non so, appoggiare il telefono sul tavolo che comunque traballa un po'. Ci sono effettivamente delle parti super positive come per quanto riguarda l'audio che comunque è in stereo a quattro microfoni, ma ci sono anche delle piccole migliorie secondo me che probabilmente faranno nel 2019 quando uscirà l'iPhone 11. Allora, nella confezione, perché ancora non vi avevo detto appunto, la confezione si presenta così, come vi ho fatto vedere. Allora, tra le cose che possiamo trovare abbiamo il libretto di istruzione, poi abbiamo il caricabatteria e poi abbiamo le cuffiette con il jack, praticamente che trovate già per quanto riguarda il caricabatterie, è lo stesso connettore. Quindi se voi ascoltate la musica non potete ricaricare il telefono. Molte persone questa cosa qui l'hanno presa effettivamente male perché, ok, se ascolto la musica non riesco a caricare il telefono, non lo so. Questa cosa qua io la vedo effettivamente un pochino negativa perché comunque per un telefono che ha un valore dai 1200 euro in su, secondo me potevano inventarsi qualcosa di meglio, comunque potevano farci trovare nella scatolina anche le AirPods che mi sono appena informata, ho visto su Amazon che comunque nonostante Black Friday così, alla fine le trovi sempre sui 100 euro. Anzi, quando non c'è il Black Friday e non ci sono le offerte, le trovi addirittura a 150 euro. Quindi secondo me è già un telefono che costa 1200 se prendete appunto quello da 64. Cioè, non mi pare il caso, ecco, di fare pagare ancora soldi, no? Però, alla fine, questa è anche la cosa bella di Apple, nel senso che ogni strumento, ogni cosa ha un design particolare e quindi lo paghi a parte. Quindi concludo con il dirvi che se ne fate un uso professionale oppure avete rotto l'altro telefono e quindi, insomma, dovete per forza avere un telefono nuovo, secondo me questo qui è un telefono validissimo, però se come me sì ne fate un uso professionale, però poi avete l'opportunità di avere altri mezzi, tra cui magari il MacBook Pro piuttosto che altro, o l'iPad, o insomma quello con cui lavorate, secondo me anche questo qua può comunque andare bene. Quindi in base alle vostre, un po' va tutto in base alle vostre esigenze. Io attualmente mi sto trovando abbastanza bene con questo, mi trovavo abbastanza bene anche con Android,
però hanno dato delle, come dire, assonanze maggiori con iPhone, e poi ho avuto l'occasione di averlo in questo momento. Quindi, nel caso, ve lo consiglio, ve lo consigliamo, ma se ne fate un effettivo uso per impegni lavorativi o comunque creativi, o se fate qualcosa che sia, insomma, inerente alla creazione di contenuti, altrimenti va bene qualsiasi altro iPhone o comunque qualsiasi altro telefono che sia ben dotato di una fotocamera e di tutti i servizi social che ormai, insomma, non possiamo farne a meno. Comunque vi ringrazio tantissimo, mettete like, supportate il nostro canale, grazie mille, iscrivetevi al nostro canale per qualsiasi informazione. Abbiamo la mail che è mistravelerit@gmail.com, dove possiamo sentirci, scriverci. Se non ci seguite su Instagram, seguiteci anche su Instagram, mistravel-89. Ciao e ci vediamo al prossimo video!